In questa nuova puntata parliamo di sicurezza e di formazione e lo facciamo partendo dal corso Macchine Movimento Terra, per poi arrivare a capire come un cellulare possa aiutare a ridurre il rischio in cantiere. Quando si tratta delle macchine Movimento Terra, parliamo in realtà di una vasta gamma di macchine, molto complesse a volte, e per fortuna, e anche per le particolari necessità dell'edilizia, molte volte di macchine piccole, ma sono piccole nel senso che sono maneggevoli, quindi sono appunto scavatori molto stretti, addirittura in grado di entrare nelle porte di un appartamento normale e così via. Ma proprio per questo, questa diffusione sempre più capillare appunto della tecnologia di questi mezzi in edilizia, e non parliamo ovviamente solo delle macchine Movimento Terra, ma anche appunto di carrelli elevatori, di piattaforme elevabili e altri macchinari, delle gru, sistemi di sollevamento e così via. Tutti questi sistemi tecnologici richiedono anche una grande conoscenza, quindi non si tratta soltanto di un aspetto legato alla sicurezza. Il classico incidente purtroppo che capita sempre e nonostante ci sia per fortuna un po' di diminuzione negli ultimi anni, continua ad essere preoccupante, è il ribaltamento di questi mezzi. Sono mezzi molto pesanti in genere, anche quando hanno dimensioni ridotte, e quindi bisogna considerare sempre la superficie di appoggio, le vie di accesso, le manovre varie che vengono fatte, a maggior ragione poi quando si sollevano carichi o quando si va appunto a scavare o a spingere con la benna, e purtroppo causare il ribaltamento, che molte volte si rivela essere un infortunio mortale o comunque un infortunio molto pesante. Il corso viene preparato in aula e dopo 6 ore in aula si fa un corso pratico sulle macchine, quindi si inizia con l'entrata per conoscere le varie tipologie di macchine, che sia una terna o come vediamo un mini escavatore e una pala dietro al cumulo. Queste macchine vengono presentate, ma più che presentate in questo corso qui le facciamo proprio toccare con mano. All'interno della macchina abbiamo un uso e manutenzione, vogliamo che venga appreso come, non dico una Bibbia della macchina, ma la realtà è l'ABC della macchina, quindi il conoscere della macchina. Qualsiasi pulsante, leva che si trova all'interno della cabina è descritta all'interno di questo manuale. Questo manuale, che nessuno mai, diciamo così, legge, è proprio l'aiuto al primo passo per conoscere questa macchina. L'attenzione principale è sempre essere collegati. Collegati intendo essere presenti con la testa. Il cantiere può essere all'interno di una città, come può essere in aperta campagna, come su un monte, quindi di conseguenza le caratteristiche cambiano continuamente, dal terreno all'affollamento a tante cose. Ci sono macchine pericolose, nel senso sono pesanti, sono idrauliche, quindi all'interno di una cabina fai muovere un braccio meccanico e di conseguenza può recare del male alle persone, quindi mantenere una certa distanza, avere una certa attitudine a percepire se si riesce a anticipare le mosse di altre persone, perché in un cantiere, ripeto, in una manovra di una pala, in uno scavo di un escavatore, abbiamo persone che con il badile si infilano, abbiamo persone che sono curiose, abbiamo persone che stanno lavorando all'interno di questo cantiere, quindi bisogna proprio essere attenti e vigili. Queste operazioni che sono così banali sono le più pericolose, perché una volta che la pala è addetta al carico, il suo movimento è così, è talmente monotono che all'operatore fa anche fatica a guardare lo specchietto retrovisore. Abbiamo delle macchine che adesso abbiamo delle retrocamere, abbiamo dei visori che ci fanno vedere posteriormente, abbiamo dei sensori che ci segnalano, ma ripeto, le sicurezze migliori sono i nostri occhi, le nostre orecchie. Girarci per vedere al dietro se non abbiamo del personale è la miglior soluzione, perché non ci possiamo solo fidare di accessori elettrici per la sicurezza. La sicurezza è nel nostro corpo, nel senso che quando sentiamo la macchina diventare leggera
è un qualche cosa che ci avverte di un pericolo imminente, quindi bisogna capire se siamo su un terreno solidale oppure no, se siamo vicino a uno scavo appena fatto oppure no, cioè ci sono tantissime dinamiche. Ieri abbiamo guidato le due macchine, quella che è la palla, anche scavatore. Per me è una nuova esperienza, una cosa nuova, io non l'ho fatto mai nella mia vita, però mi piacerebbe a farlo questo lavoro perché mi piacerebbe tanto. Sono dalla Siria, ho già fatto il lavoro, questo lavoro in cava, che abbiamo una cava da quando sono uscito, che lavoravo con la mia famiglia, con il mio padre, il mio nonno, il mio zio. Il nostro lavoro questo. Mi trovo bene perché gli insegnanti qui ti insegnano bene e anche ti fanno tante domande, ti dicono qual è il problema, quando succede qualcosa, cosa deve fare, ti spiegano tutto. Anche, e sono molto gentile per la sicurezza, è la prima cosa. Perché... La formazione è fondamentale. Io direi che abbiamo fatto anche un grande lavoro, specie come scuole di IPLE di Bologna, soprattutto perché quando è iniziata la pandemia abbiamo avviato tutta una serie di corsistica specializzata sull'attenzione al Covid e quindi a tutto ciò che doveva essere, diciamo, elemento di attenzione per tutti i lavoratori del nostro settore. Settore che, ricordo, è stato anche fortemente colpito da questa pandemia, ma non in quanto, diciamo, soggetti che si sono ammalati, ma soprattutto per il fatto che si è bloccato il lavoro, che non è ripartito se non dopo il 4 di maggio. Per cui ricordiamoci che questo è anche un settore che ha vissuto negli ultimi anni grandi crisi che hanno portato al dimezzamento complessivo degli addetti nella nostra provincia. Partivamo da 25.000 addetti nel 2008, oggi parliamo di esattamente la metà, per cui c'è stato un'operazione falcidiosa che ha colpito il nostro settore e quindi anche le famiglie dei nostri lavoratori sono rimaste senza reddito. Per cui l'importanza che riparte il settore è fondamentale. Speriamo nel super bonus che magari ci darà una mano. Ecco, a questo proposito, con che cosa si può ripartire? Che cosa può aiutare il settore a ripartire? Cosa può aiutare il settore a ripartire? Io credo che sicuramente il super bonus sia uno dei primi elementi, ma a questo va affiancata anche un'adeguata formazione. Un'adeguata formazione che in questo momento noi stiamo facendo in IPLE attraverso un corso particolare. Noi lo chiamiamo le 16 ore di ingresso, ma in realtà è un corso che stiamo sperimentando assieme agli inglesi e spagnoli. Stiamo facendo un corso, diciamo, trasversale che possa andare bene in tutta Europa, nel quale sostanzialmente stiamo facendo un super corso plus, diciamo, in cui quelle 16 ore di prima formazione in edilizia sono 16 ore che però sono altamente specializzate e soprattutto possono valere in tutta Europa, quindi, diciamo, un grande valore trasversale a cui IPLE sta collaborando proprio affinché questo possa diventare un corso base per tutti gli edili nella nostra Europa. Quanto incide la tecnologia sul mondo del lavoro delle costruzioni e come migliora anche sul fronte della sicurezza? Beh, sul lato della sicurezza direi tantissimo, dove per tantissimo non intendo le tecnologie che uno si può immaginare al giorno d'oggi, come le intelligenze artificiali, i droni e i big data. No, ha un'applicazione semplicissima come quella del telefonino, dove uno dei limiti fondamentali della sicurezza nel cantiere in Italia, l'eccesso di produzione dal punto di vista della carta, può essere bypassato grazie proprio alle nuove tecnologie presenti all'interno dei telefonini. Ad esempio, si può riprendere il cantiere in 3D e simulare al telefonino quelli che possono essere i punti di debolezza per quel che riguarda la sicurezza. Si può parlare a viva voce sul telefonino
e avere direttamente la trascrizione del testo in un verbale senza poi perdere tempo, tornare in ufficio e riscrivere tutto. Si possono fotografare le persone e andare in streaming mentre si sta facendo un getto del calcestruzzo, si sta facendo una posa di un plinto, si sta facendo uno scavo, e coordinare l'intervento con i colleghi che sono a Taranto, a Torino, a Perugia, solo perché dal telefonino utilizziamo lo streaming. Quindi in realtà sono a costo zero le tecnologie, sono nelle nostre tasche, il telefonino, e utilizzano le intelligenze artificiali, i big data, e ora col 5G sarà veramente un cambio di passo, ma potrebbero utilizzare, aiutare moltissimo a superare i problemi burocratici di carta e di tempi inutili che spesso la normativa italiana sulla sicurezza ci impone all'interno del cantiere. La cosa importante che mi preme sottolineare è che queste tecnologie semplificano tantissimo il cantiere. Non solo il BIM o le progettazioni che vengono fatte da computer, ma proprio la vita quotidiana del cantiere con le nuove tecnologie, quindi tutti i passaggi di informazione, di gestione dei dati e di gestione del personale, la tecnologia può semplificare il cantiere in maniera veramente notevole. Nella scorsa puntata abbiamo visitato insieme il sottotetto della Basilica di San Petronio e oggi vi proponiamo niente meno che la famosissima Meridiana, che attira da sempre turisti a Bologna da tutto il mondo. Allora, ci troviamo adesso davanti al Foro Gnomonico, che permette l'ingresso del sole in Basilica. In Basilica si trova la Meridiana più lunga del mondo, è una Meridiana lunga 67 metri. Venne progettata da Gian Domenico Cassini alla metà del 1600. È uno strumento particolare perché misura il mezzogiorno bolognese, quindi tutti i giorni a mezzogiorno, ma il mezzogiorno bolognese, quindi mezzogiorno e 20, dipende dal periodo, il sole, non un raggio di sole, proprio il sole intero entra attraverso questo buchino e colpisce un punto preciso della meridiana. È una sorta di calendario, nota anche come eliometro. È curioso come la costruzione della meridiana abbia fatto uso delle stesse tecniche, degli stessi strumenti che i muratori stessi utilizzano da secoli. Può sembrare una cosa completamente diversa dal lavoro di un muratore, quella di costruire una meridiana, ma in realtà ci furono due tecniche particolari che ancora oggi i muratori utilizzano. La prima era proiettare questo foro costruito sul soffitto perfettamente in verticale sul pavimento della chiesa. Questo avrebbe permesso poi la costruzione della meridiana geometricamente. E questo venne fatto con un filo a piombo. Con un filo a piombo che, essendo molto lungo, doveva essere praticamente immerso in un contenitore con dell'acqua, proprio per evitare le oscillazioni che un pendolo così lungo subisce normalmente anche per effetto di un leggero vento, movimento dell'aria. E quindi questo è il classico lavoro del muratore che lavora con il piombo, e fu esattamente lo stesso sistema utilizzato appunto per proiettare questo punto. Un secondo trucco molto particolare era quella di creare una superficie perfettamente orizzontale della chiesa. Ovviamente, come in tutte le costruzioni, non c'è una perfezione in un pavimento così grande, così esteso, e per fare questo fu creata una canalina dove c'era proprio la linea di proiezione della meridiana, che fu riempita con l'acqua. E ancora oggi è utilizzato questo principio dei tubi dell'acqua, appunto, nel pavimentare o nel livellare appunto superfici o piani orizzontali in edilizia. Sono le stesse tecniche, furono utilizzate appunto e diedero la massima precisione possibile all'epoca. Oggi, negli ultimi anni, un po' di anni fa, è stata fatta un'ultima ricerca e una verifica. Il pavimento della chiesa si è, per la verità, leggermente abbassato verso nord di 42 mm. Oggi però abbiamo strumenti molto più precisi, molto più adeguati per misurare anche una piccola parte del millimetro. L'Istituto Professionale Edile offre un'ampia gamma formativa di corsi e aggiornamenti, in presenza e in streaming. Ve ne segnaliamo alcuni.
Martedì 17 novembre, aggiornamento coordinatore alla sicurezza e rischi legati alle lavorazioni in altezza. Mercoledì 18 novembre, aggiornamento in prevenzione incendi, edifici sottoposti a tutela. Venerdì 27 novembre, il posatore dei sistemi di isolamento termico a cappotto per l'ecobonus 110%. Sul sito www.edili.com è attiva una sezione dettagliata dedicata al superbonus 110% con tutti i corsi organizzati dall'IPLE sul tema. In questa puntata vi salutiamo con un'intervista speciale al noto architetto milanese Giovanni Lavarra, che abbiamo incontrato di recente al SAIE 2020. Sentiamo il suo punto di vista su come cambia oggi l'abitare e più in generale il modo di concepire gli spazi, soprattutto in questi tempi di pandemia. Diciamo, dal mio punto di vista principalmente è il modo di concepire il disegno che viene prima della costruzione, ma ovviamente anche il tema costruttivo, ed è una modifica, una trasformazione che riguarda diversamente tutti i settori dell'abitare, del lavorare. Cambia la casa, evidentemente, sta diventando una casa più attrezzata, più complessa. Del resto in questi mesi abbiamo fatto tutti esperienza di riprogettare la nostra casa con le risorse che avevamo. Cambia il mondo del lavoro soprattutto, è quello che forse sta cambiando di più, e soprattutto stanno cambiando gli uffici, diventano sempre meno un luogo ordinario, un luogo day by day, ma diventano sempre di più un luogo dove la comunità del lavoro si ritrova per eventi eccezionali, lasciando l'ordinario a luoghi che magari non sono più quelli del lavoro tradizionale, ma sono la casa, sono, diciamo, luoghi esterni. E poi cambia il commercio, ovviamente. Il commercio cambia perché diventerà sempre di più una piattaforma di distribuzione lo spazio del commercio, sempre meno un luogo dove andremo a prendere le cose per portarcele a casa. Le cose arriveranno a casa nostra in modi più capillari. Se pensiamo all'abitare, sta crescendo la quantità di spazi aperti, era una domanda già in corso, sta crescendo, diciamo, il superfluo. Intendendo il superfluo in modo positivo, il superfluo non è l'inutile, il superfluo è quello che, di cui potremmo fare a meno, ma se c'è la nostra vita si arricchisce. Quindi stanno crescendo quegli spazi che in qualche modo danno valore a, diciamo così, i momenti non predeterminati dell'abitare. E soprattutto si sta molto articolando la barriera, il confine che prima c'era ed era netto, tra pubblico e privato. Oggi tra la casa e lo spazio esterno non è più una linea, non è più un piano bidimensionale, ma è una sfumatura di spazi in cui gli spazi collettivi del condominio, i giardini, gli orti, i giardini privati, i giardini pubblici, insomma diventano una sorta di sfumatura tra l'interno e l'esterno, in cui noi sempre più siamo pubblici, ma in questo spazio attraversiamo un ambiente, una quantità di ambienti differenti che possiamo evidentemente utilizzare. E quindi dal punto di vista costruttivo, dal punto di vista del disegno, anzi, per noi si articola molto il disegno dell'abitare, molto più generoso, molto più accogliente, e questo comporta che dovremmo utilizzare meglio gli spazi, o forse comporta che dovremmo utilizzare in modo più estensivo uno stock abitativo che, come sappiamo, in Italia è molto ampio, molto poco utilizzato. L'Italia è un paese molto poroso, abbiamo costruito tanto e quindi dobbiamo recuperare tanto di quello che c'è.